presentazione del libro La grande occasione di Mario Marazziti a Firenze in Palazzo Medici Riccardi. Si tratta di un taccuino di viaggio, un reportage filosofico tra persone ordinarie che vivono cose straordinarie. Il testo è alla portata di tutti, grazie a una scrittura che fa vedere e assaggiare democrazia e arte, e anche l'arte da vivere. Alla fine del lungo cammino descritto nel libro, Marazziti avanza delle proposte concrete per le politiche nazionali ed europee, affinché migranti e profughi da un problema possano diventare una grande occasione. Una grande occasione per i lettori sarà leggere questo libro, vergato da un attore che è stato presidente del Comitato per i diritti umani e poi della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, promotore e primo firmatario della legge per la concessione della cittadinanza ai bambini immigrati, nonché cofondatore della Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte. L'evento era coordinato da Michele Brancale. Sono intervenuti Nicola Armentaro, Giovanni Martini, Cristina Previtera, Tommaso Nencini e Angela Bagni. Attorno a me, attorno a noi, in Italia, in Europa, sembra che prevalga una grande epidemia di pessimismo, di tristezza. Penso che siamo dentro società fortemente individualizzate, dove è molto forte la solitudine, il ripiegamento su di sé, la sensazione di non incidere politicamente, di non poter cambiare le cose. E questo poi diventa anche una società, si trasforma nella tentazione di diventare una società dura, che diventa dura per esempio verso chi viene da fuori, a cui una predicazione politicamente costruita attribuisce la causa della nostra insoddisfazione, delle nostre crisi sociali. Chi viene fuori è sempre torto, no? Diventa quasi un capro espiatorio. E allora mi sono chiesto dov'è l'anima degli italiani, dov'è l'anima dell'Europa. Sono andato a cercare dove si erano organizzate le famiglie, le associazioni, anche in piccoli centri, in grandi città, in Italia o in Francia, in Belgio, in Germania, in Spagna, Andorra, dove si erano organizzate persone per accogliere i profughi che arrivavano con il programma dei corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio. E dovunque ho trovato che queste persone erano in grado di costruire un'accoglienza e un accompagnamento personalizzato. L'integrazione è diventata molto più rapida, la paura di chi veniva da fuori, degli stranieri, svaniva anche in chi all'inizio era diffidente, e soprattutto i belgi, i francesi, i tedeschi, gli italiani coinvolti in questo hanno ritrovato se stessi, hanno ritrovato le proprie radici, la bellezza di una democrazia umanista, solidale, la capacità di mettersi insieme, come si è costruita l'Italia, l'Italia dei comuni, delle comunità. Allora, in questo libro ho provato a raccontare questo. Quindi è un grande libro di viaggi che fa vedere pezzi bellissimi di Europa dove la bellezza si coniuga all'umanità. È un libro su di noi, su noi stessi, che ci aiuta a riflettere su chi siamo, dove scopriamo le umanità straordinarie anche di chi arriva da fuori. Qua dentro c'è davvero la grande occasione per rinascere e per avere meno paura degli altri. In questo modo anche le giovani generazioni trovano un nuovo motivo per non essere spaventate di fronte al futuro.